Ogni essere vivente. Parapsicologia scientifica. Attraverso Marcello Creti, 1938, a cura di VB. Ogni essere vivente è la manifestazione di una entità di energia pensante che volutamente si è reincarnata per continuare il discorso della vita sul pianeta Terra. Per cui ogni essere vivente è la copia, più o meno conforme, di un altro essere vivente, vissuto prima della sua nascita. La similitudine esteriore è dovuta al DNA o programma di costruzione che distingue un essere vivente dall'altro, compatibilmente al materiale da costruzione che riesce a reperire nel terreno di coltura o ventre materno, entro il quale si struttura il nuovo nato. Viceversa, il sapere, l'esperienza, le intenzioni e le capacità intellettive fanno parte del patrimonio acquisito dal promotore o anima o entità di energia pensante che decide di costruire nuova forma di vita. Per cui ognuno di noi nasce con l'aspetto esterno simile a quello di cui disponeva in vita precedente e con un bagaglio di cogniti, difetti, tendenze, aspirazioni, debolezze, sentimenti e cattiverie guadagnate nelle precedenti esperienze di vita. Ora, mentre i difetti, le tendenze, le aspirazioni, le debolezze, i sentimenti e le cattiverie sono evidenti nel nuovo nato, il ricordo delle esperienze superate e di particolari di vita vissuta risiedono nell'inconscio e di essi se ne avverte solo l'esistenza e raramente il ricordo netto.